Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Ed eccoci qua con un'altra puntata dedicata a voi che guardate, agli amici del canale, ai cosiddetti appassionati degli orologi, i signori degli orologi. Una volta una persona al supermercato mi ha detto: Ma lei è il signore degli orologi? E mi sembrava di essere quasi il mago. Terma, hai eh, capito? Il signore degli orologi, il signore degli anelli, il signore delle mosche. Tutti i libri da leggere, questi. Segnateveli. A parte il signore degli orologi. Che esiste, forse esiste, no? è Un blog. Va bene, mando ai discorsi inutili, dai. Anche oggi guardiamo un pochino di video simpatici. Come partecipare? Lo sapete. Video in orizzontale, 7-8 minuti, concisi, spigliati, veloci. Interessanti possibilmente, ma anche simpatici. Accettiamo anche i video simpatici. Le istruzioni in sovraimpressione vi dicono come fare e non ci resta che guardare. Ma prima di guardare, vi voglio mostrare, ossia, l'orologio del giorno: mio bellissimo Rolex Explorer da 39 mm, quadrante nero, calibro 3132. Ecco, 3132 dovrebbe essere. Orologio che amo, che mi piace, un Everyday Watch. Ora, il discorso è che voi vedete sempre più o meno a periodi gli stessi orologi. No, è un po' che indosso l'explorer perché? Perché facendo un video al giorno io è il periodo, è sempre quello, no? Una settimana me lo fate indossare uno o due orologi, alterno un po' questo con il Legend Diver. No? Non è che faccio un video alla settimana per cui c'è tempo che mi vi... possiate vedere con un orologio differente, no? È uno dopo l'altro. Qualche giorno lo indosso di seguito un l'orologio, eh? uno o l'altro, infatti come ho detto alterno, va bene, ma troppi discorsi ho fatto adesso. Vedo già qua la schermata con un sacco di diver e partiamo con il primo video, vai, indice infuocato e fuoco. Ciao Davide, Ciao. sono Maurizio di Genova, Maurizio. Genova. e eh, voglio farti vedere la mia piccola collezione. Bravo. Tanto per cominciare ti faccio i complimenti per il tuo canale per le notizie e Notizia. tutti gli approfondimenti che ci dai mm. a noi appassionati di orologi. Continua così che sei veramente un grande. Mm. Allora, cominciamo con questo ProMaster sul ecco combo dell'anno 1987. Mm. Come vedi, ha tutti i segni sul vetro, sulla ghiera. È usato, bravo. Insomma, è vissuto. Mm. Ho cambiato la pila che non è tanto. La pila. Perché era tanto che era lì che non funzionava. La batteria. Avevo paura che la pila, la pila perdesse acido e allora l'ho cambiata. <ride> Lo sai che la pila è molto amica della batteria e perde acido. E quando rimane lì fermo, è un problema. Non è che ti dici vabbè si scarica, rimane lì da sola, non fa niente a nessuno. No, lei quando muore cerca di infettare tutto quello che gli sta intorno questa balletta pila la pila stando sempre sui pro master ho questo oh, questo è senza batteria blu classico pro master eh, estivo sì. a me piace molto il blu colore blu negli orologi anche a me questo qua monta l'N York 040 poi ho il suo fratello gemello però full lume bravo monta questo un orologio estivo io non gli ho messo il cinturino come hai fatto te, giallo. Avrei voluto mettercelo, però ho già l'altro ProMaster, questo qua. E codraio oh. col cinturino arancione. E allora, ho detto, Tutti i Citizen. No, non mettiamoci anche il giallo a quello là. Poi, ah. bisogna avere il fisico e la personalità per mettere il cinturino giallo. Non tutti mm. sono come te. Ma invece, sto qua eh. no? anche questo qua ci vuole personalità dai poi, non passiamo a sto gmt venezianico Benzianico. io so che tu non sei amante dei venezianico ma a me piaceva poi ma per no. giunta l'ho preso in preordine perciò l'ho pagato anche molto meno eh rispetto a, al prezzo normale perciò ho detto ma sì ma lo prendo ma sì dai poi ho questo Seiko, bello questo Sevte Osha che gli ho cambiato il cinturino. E ho messo questo braccialetto di Strap Code Braccialetto Jubilee. E devo dire che mi ha cambiato veramente aspetto, secondo il mio modesto parere, eh. certo. certo per del cielo. Eh, Più elegante, eh, ci sta Mi piace eh. tantissimo da quando le ho messo il braccialetto. Veramente, veramente ha fatto un'altra riuscita. Zena. Poi ho questo Longin, con gli orologi un po' più seri. Non mi fa impazzire. Eh? Ho questo Longin che me lo sono regalato, regalato quando ho fatto i 50 anni. bravo Ha fatto bene. Bello, c'è un bel movimento. 77, tiene bene il 50. tempo, si sì, è affollato, effettivamente a volte non riesci a leggerlo alla prima a leggerlo bene. però insomma, è un bello orologio, infatti. A me non mi è mai piaciuto per quel motivo lì, nel senso, questa serie di Longin Master Collection eh, con questi cronografi così, veramente con, le, con i numeri breguet questo qua c'è addirittura le fasi luna, proprio affollano il quadrante in maniera eccessiva per i miei gusti, diciamo proprio. Non, non fatico, 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 però gli riconosco la beltà: è proprio bello. Poi ho preso questo oh, Rolex GMT che del 1996. Che dire di questo qua c'è poco da dire. Un sì. grande orologio. Cioè, scatola, controscatola, garanzia, tutto. Bravo. È un regalo che mi sono voluto fare. 96. Siamo già a 27-28 anni, 28 anni di, di, di anzianità. Cominciano a essere quasi vintage questi orologi qua. E lo ripeto mille volte io non so quanto l'hai pagato ma sicuramente siamo sull'ordine del sopra i 10.000 euro no io non, non, non riesco non riesco se ho 10.000 euro da spendere un orologio vado a cercare un orologio del nuovo o del, dell'anno precedente o dei due anni precedenti in questo range qua semi nuovo lo voglio proprio che sia funzionante lo voglio contemporaneo l'orologio Piaccio i vintage, mi piace vederlo, eh, per l'amor del cielo. Però non riuscirei a metterlo in collezione, poi pensare, oddio, oh ora devo fare la revisione, oddio, oh ora si potrebbe rompere qualcosa. No, è meglio che non lo porto in giro, no. E ho 10.000 euro lì fermi così. Fatico, fatico, fatico. Però bello, bello. Poi i vintage mi piacciono a me, ma ripeto, a spenderci non tantissimo. Eh, poi magari qualche stra, strafalcione lo piglio anch'io. Perché il Longin.. Uh, degli anni 70 con la cassa in oro. Insomma, l'ho paga, pagatino, eh, l'ho pagatino quasi 1000, eh, forse sopra, sotto, sotto, forse sotto, e sono tanti per un orologio del vintage però faccio la collezione di Longini per me ha un senso, no? Ora conosco collezionisti: conosco collezionisti di Rolex che hanno una smandrappata di Rolex vintage da, da là a là, e quelli ha, ha tutto un senso, no? Ci vuole anche tanti soldi, ha tutto un senso però lì ha un senso di comprare tutti questi vintage. Se me ne devo comprare uno per avere un Rolex, no. E poi, per ultimo, mm. quest'anno ho preso questo Hydro Conquest da 39. Bravo. Sempre un Longino. Toppino. Bello. Ho seguito il tuo consiglio. L'ho trovato di secondo polso. Mm. Due mesi di vita. Mm. Ho seguito il tuo consiglio sì. e sono andato a cercarmelo su YouTube. No, su YouTube, scusa, su Facebook. Oh. Come tu hai trovato il tuo Omega? Oh. E effettivamente l'ho trovato qua di Genova. Visto. uno di Genova? Che dopo due mesi l'aveva messo in vendita molto meno del prezzo perché veniva 1950 quando l'ho cercato e l'ho pagato molto meno bravo perciò ho fatto insomma un affare ah, e poi gli ultimi orologi qua ci sono le chicche così almeno mi puoi dare il ciò fake alert ehm. cioè, questo pagani design mamma mia è impossibile non si può andare avanti così poi perché cosa questo, ti serve questo sempre pagani design ma cosa ti serve Cosa ti servono? C'è un sacco e poi, di bei orologi. ho questo diver qua dell'Invicta, un gran diver. Beh, ci siamo. Che monta l'NH35 e volevo un diver un po' importante, Ma Questo qua va bene, dai. Con pochi soldi, poca spesa, tanta resa. Perciò ho preso questo qua poi per portarmelo al mare, andare al mare anche con questo. Ma come mi sembra appunto che sia, ma come portarla al mare? Andare al mare? Perché devi andare al mare con questo Invicta qua? Per l'amor del cielo, no? non c'è nemmeno. C'è anche le sfere particolari un po' differenti. Non era proprio una copia del, del Submariner. Quegli altri erano copia delle copie delle copie delle copie. a Cosa ti servono? A cosa ti servono quei due? E a cosa ti serve questo ad andare al mare? Quando c'hai otto Pro Master là dietro, Citizen, portaci quelli al mare. vacci con l'Hydro Conquest al mare, cioè usali questi orologi che. Quando li indossi ti devono dare un certo, un certo piacere, no? Ti devi sentire a posto con te stesso. Già, cioè, cavolo, c'è un bel orologio al polso, sono a posto con me stesso. Un bel citizen pro master che non costa tanto, no? Quanto costa? Meno di 200 euro, quindi ce lo possono permettere tutti. Un bel pro master, io vado al mare, anche io vado al mare con un pro master e sono a posto con me stesso, sono contento. Se qualcuno si ferma a parlare di orologi, gli dico, ah, questo qua è pro master, bla 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 bla. bla, bla. Se io ci vado al mare con un Pagani Design mi vergogno, cioè sto tutto il tempo, mi viene anche il braccio bianco, mi abbronzo fuori che il braccio perché me lo tengo dietro, dietro la schiena così per non farlo vedere agli altri, che mi vergogno, mi vergogno di, di aver comprato la copia di un orologio. E secondo me dovrebbe essere normale questa sensazione, se poi non la è, buon per voi, però non ti servono quegli orologi di cosa, cioè, io ti voglio vedere, te che indossi l'invicta e due Pagani Design per 29 giorni al mese e poi quel, quel giorno che avanza scegli uno tra gli altri ma è allora e sparati nelle palle perché che senso ha mm? un orologio che possa andare e poi per ultimo cos'è l'orologio del giorno ho questo login con quest full gold toppino l'ho preso nel 2000 nuovo Perciò sono un unico proprietario tutto originale, e gli ho montato. Ho il suo braccialetto, braccialetto. tutto il suo cinturino, però gli ho montato questo braccialetto questo cinturino nuovo con la chiusura farfalla, così che almeno il preservo Bravo. il suo visto che già eh, cominciava a perdere dei colpi. E bello sto qua a dire, questo qua è veramente veramente bello un bello orologio 35 mm di diametro un bel quadrante è un bello orologio da usare Usando. con abiti eleganti insomma sì. cerimonie roba varia molto bello diciamo così va bene va è bene, tutto. tutto spero di essere stato nei tempi Sì, ci sei stato ti saluto ti faccio tanti auguri a te e a tutti gli youtuber a tutti gli youtuber love. love auguri a tutti gli youtuber a tutti gli amici del canale, a tutti i follower come si usa dire, no? va bene, va bene così. Però l'accento 100 genovese è eh? braccialetto, eh, proprio beh, c'è una bella collezione se non l'avessi rovinata con quei tre Orologi che non c'entrano niente e che non ti servono veramente, non ti servono. Io capisco uno che inizia alla passione, si butta lì, ne compra anche uno di, di, dietro l'altro. Poi, dopo a un certo punto, se ne rende conto che sta comprando della rumenta, detta in genovese, e, e cambiano. Ma te, c'è una serie di belli orologi, anche con, con, con una certa, un certo vissuto alle spalle, e poi dopo ti, 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 ti butti su quelli lì perché uno vuole provare, vuole provare. Non ti servono, se non ti servono, non prenderli, non ti servono. Sono copie, copie copie cinesi. Va bene, dai. Prossimo video. Ciao Davide, ciao Francesco da Napoli. Napoli. Inizio a farti vedere i miei orologi. E direi. Allora, partiamo con questo Lorenz. Allora, ah. praticamente inizia tutto da questo perché lo trovai nella credenza di casa mia, che eh. è di mio padre anni 84 sì, eh? con queste anze barocche, molto bruttino. Eh, sì. però prima di questo indossavo un Daniel Wellington al quarzo eh. vedendo il marchio Lorenz visto che faceva calibri automatici vedendo calibri automatici sono arrivato a te sul canale youtube andando poi in orologeria perché ovviamente la batteria del Lorenz era morta <ride> ho comprato batteria. questo Seiko 5 Bravo. Eh, sì. come tutti i neofiti iniziamo da questo sì, ma non è nemmeno tanto da Neofiti, perché cioè, si può comprare a qualsiasi livello. Quando uno vuole un orologino sfizioso sentirsi bene con quell'orologio, come ripeto, è un Seiko 5, va bene, va benissimo. È da dire, indossabile tutti i giorni, molto carino. Carino. Successivamente, tutti gli sbagli che si fanno all'inizio, ho comprato sempre questo Seiko 5, questo quadrante verde, che praticamente... A di suo solo il movimento perché la cassa non è sua, la corona eh. non è sua il movimento eh. dovrebbe essere il suo anche se si ferma ogni tanto. Vabbè, sbagli che facciamo tutti agli, agli inizi. Certo, non, ti, non te ne faccio una colpa. Poi ho comprato questo vostro Anfibia. Ah, oh, bella che la cassa. Questo? Mi piaceva assai, però come un coglione non ho visto che. Aveva questo tipo di anze, praticamente uh, lanza centrale, quindi sì. per cambiare un cinturino bisogna bestemmiare tutto il calendario. Uh. Uh, su Méranom si possono trovare questi adattatori che rendono tutti i cinturini molto brutti perché uh. se metti, diciamo, un cinturino di pelle siete sempre sta cosa di, di uh. acciaio e quindi non sfina molto. Eh, quindi, sì. che ho fatto? Ho comprato questo Zulu da express e tutti questi tagli che vedi lo diciamo sfilacciato un po oh. l'ho fatti io per renderlo un po più vissuto e godibile va bene ma anche queste, queste, queste cose qua fanno parte del percorso e della passione no anche solamente mettersi a tagliare a misura un cinturino customizzarlo oppure comprare i pezzettini per mettere il cinturino su un data una data cassa Fanno tutto sono tutto parte del percorso, eh? l'abbiamo fatto tutti, ci siamo passati tutti lo facciamo in modo diverso ugualmente adesso, no? quando c'è da fare qualche piccola modifica qualcosa si fanno, sono cose che si fanno per ora sei sei, sei sul sicuro eh? con gli orologi la mia collezione praticamente varia da calibri di varie nazionalità, non lo sai, oh. volevo provarli tutti, Bravo. quindi mi sono comprato questo skin diver anni 70, un essel che c'è un calibro all'interno francese uh, oh. è carino skin diver, niente di che uh, marchio penso morto e scomparso anni fa. Eh, sì. La mia vera passione poi è diventata il vintage, oh. quindi ho iniziato a comprare questo orologio, un Bomar con uh, calibro ETA all'interno automatico niente da mettere sotto una camicia, niente di che, con, con numeri romani penso si rifaccia al Cartier no. però è uno Swiss made, Basto. non so l'azienda che azienda sia innamorato sempre più dei vintage ho deciso di dare vita dare una nuova vita a Toppino. questo Omega Seamaster del 70 praticamente questo mi è stato fornito con un cinturino diciamo omega e la fibbia omega io essendo un feticista dei chicchi di riso eh. ho comprato questo bracciale con la clasp omega e ci sta e lo uso come everyday watch bravo bravissimo successivamente ho comprato questo René marshall che è praticamente è un marchio italiano lo conosco penso degli anni 70 80 che usava calibri uh, svizzeri e calibri russi. Questo è un 71 -33 che ha che praticamente rotto la parte cronografica. Uh, se vedi bene, tutte le lancette sono in movimento. Oh. Andai all'orologiaio e mi disse che aggiustare un cronografo impiegava spesa, e giustamente mi disse: Ma tu. Che hai. da cronografare? Io di sì, assolutamente niente. Quindi l'ho tenuto così. Eh, ma non è un buon motivo, però eh. va bene, sì, tienilo così. A spesa, chissà, chissà qual è il, il, il problema di quell'orologio lì? Magari è anche una stupidata, perché se, se girano tutte le lancette vuol dire che non, 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 non resetta, non ferma, non stoppa. Un orologio che dice, ma cosa devi fare? Devi cronografare niente. No, e eh, allora tienilo così. E così ti si scarica anche prima, eh. Cioè, va bene. Beh, è proprio una questione di principio: avere un orologio in collezione che non è a posto, a me, a me dà fastidio. Cioè, mi fa sempre il pensiero lì. No, quell'orologio lì è rotto, è rotto, è rotto, hai capito? Quindi va sistemato secondo me, secondo me, va sistemato. E d'altronde, poi te ti sei dato il vintage, ma ci vuole anche una certa competenza, nel senso, andare un po' a caso così, poi ti ritrovi con de, un Rene Marshall che per l'amor del cielo non me ne vogliate, ma può anche rappresentare niente che non funziona. Ora qua vedo un Suggest. No? Ok, partita la ciofeca uh, Questo Suggest l'ho comprato su tuo consiglio, diciamo, perché praticamente vedi il calibro ST19 della, della, del Seagal. E niente, mi andai su Amazon, cercai Seagull mi uscì questo qua. Eh, sì. Che praticamente c'ha, cioè, vabbè, tutta la Sucess c'ha cioè, questo Cariblo ST. Ma Sì, ma va che bene, dai. Cosa particolare è che quando andai sul sito, uscì che... eh, il marchio 21 Zuan, che sarebbe 21 gioielli in cinese. Eh. Eh, il quadrante che fa la, la, la Seagull, eh. non so se ha c'è ha inglo inglobato anche la sigal o addirittura copiano anche i quadranti? È un casino. Guarda, su questi sigal 1963 è un casino, ci sono anche un sacco di video di youtuber stranieri. Non si capisce mai qual è que quello originale, se veramente esiste un una versione originale. Sicuramente la sigal c'è. Poi ci sono altri 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 brand che fanno questi cronografi con il l'ST19 ma non si capisce fino a che punto è, è licenza, possono farlo o non possono farlo, perché viene anche il dubbio che quel calibro lì, quel, quelle casse lì, siano fatte da più fabbriche, da, da più aziende, e a un certo punto poi c'è tutto un incrocio di cose che insomma, non so cosa dirti, capito è un casino. Idea. Passiamo invece a questo Seiko Matic che seiko praticamente matica. è un calibro seiko coscia dentro dovrebbe essere uno dei primi movimenti automatici della casa Seiko è molto bello come dicono quelli bravi mi piace assai come diciamo dress watch non so dirti niente, niente di più molto. non conosco questo sempre casa qua. Seiko ho comprato questo King Seiko particolarmente per questa patina salmone L'ho eh? comprato per la patina e perché aveva un movimento all'interno di 36.000 alternanze orarie. E indossato, non l'ho più tolto perché veramente eh. mh, Vabbè, non lo so. Vede. Ha dei riflessi molto belli. Comunque è fatto veramente molto bene. E chissà che sono fatti bene, anche quelli vecchi. Vabbè, mi sono dimenticato di questo. Che sempre per il discorso di collezionare i libri, diciamo di varia nazione, ho preso questo western. Che dovrebbe essere un orologio in dotazione alle truppe americane non so o Magica. lui o il winchester che praticamente sono uguali e dovrebbe avere un calibro americano all'interno che americano. anche con google lens con cerchi immagini non ho trovato assolutamente niente Aspetta, senza saper leggere e scrivere oggi invece è arrivato questo Junghans calibro americano un calibro ed all ehm, è all'interno e di 34 mm. Il rubbish, Io ho un polso no. da 17, 16 e mezzo e mi sta veramente bene. Topino. Cioè, mi sta veramente bene, mi stava male diciamo quello più grande. Scusi. E mi piace assai. Bravo. Poi il mio top della collezione per me, eh, non per tutti perché è molto criticato, questo 35 10 50 Omega Speedmaster Reduced che, che lo amo. Eh, Bravo. Ho comprato questo perché il, il Moonwatch da 42 mi stava grande, Sì, sì. noi poveri così diciamo. Infine ti saluto con questa che chicca, scemo. un quarzon della Bulova, Bello. è una riedizione del 1976, Bulova Computron. Volevo fartelo vedere, è di mio fratello, non l'ho uh, mai indossato perché è veramente molto brutto. No. Si chiama The Cave, però a me piace. Non lo so, forse è il suo fascino per sì. qualcuno, non per me. No. Ciao Davide, grazie. Ciao, grazie Niente a te. Niente rock, ma peace perché la, la vera musica è l'hip hop. Ehm, Shitstorm in arrivo. Ma no, ma no, la vera musica è quella che c'è, la chitarra distorta e la doppia gran cassa. Tutto il resto è noia, come diceva Califano niente, eh, a me quell'orologio lì, quel computron lì mi piace, Cioè, a volte è talmente brutta una cosa che poi viene a piacere, poi ha un una sua ragione di esistere, e eh, beh, a mi piace, piace, invece sì, e poi sei, ti sei appassionato da poco, no? sei partito da Daniel Wellington, hai trovato il Lawrence in casa e poi ti sei fatto una sfilza di orologi, niente male, ecco, All'amico di prima di Genova, no? Belandi, e questo qua non è, non, non è caduto nel prendere un pagani d'esame, una copia di una copia di una copia oh no? Non c'è caduto, ha preferito andare nel vintage che è più difficile e farsi tutta una collezione di orologi, magari anche un po' discutibili, no? come quello western, mamma mia, o il suggest che insomma. però ha, tutto, ha fatto tutto un percorso valido, validissimo e si sta addentrando nella passione in maniera corretta secondo me perché poi non sono nessuno però mi mandate il video a me mi chiedete a me e io vi rispondo eh. Oh, eh. prossimo video ciao Davide sono ciao Roberto Roberto e ti presento la mia piccola collezione di orologi oh piccola collezione di orologi con una tovaglia fatta tipo farfalle stilizza cuori bella bianca e nero però è un po' shades of grey eh? va bene allora Partiamo eh. subito con questo swatch Bene. scheletrato che Simpatico. so i tuoi gusti. Però. Ma no, ma lo swatch ha senso eh. Eh, non è male come, come orologio. Eh, monta un 28 24 2, diametro cassa 37,5, eh, un orologio abbastanza basic, diciamo eh, classico, classico swatch automatico. Con eh, eh sì, allora scappamento e ancoretta di plastica, mh, differentemente dal, dal, dall'eta classico. E, e tanti anni che ce l'ho, va a sì, 30 dai. secondi avanti, marcia abbastanza veloce. Stringiamo però, sullo swatch, però, dai, però su. non è male un minuto di, di, di Ti swatch. faccio eh? vedere poi questo Citizen Eco Drive: ah. Uh, accumulatore, ce l'avevo anch'io orologio abbastanza grosso eh, abbastanza imponente 45 si mm tratta di un 45 mm di diametro sì. cassa crono eh, cinturino originale citizen con chiusura eh, doppia chiusura credo che sia una deployant credo non lo so non sono esperto farfalla eh, questo è il regalo di eh, pensione di mio padre. Lui non lo metteva. Allora l'ho preso io funziona Bra benissimo. Eh, un bello orologetto un po' eh, diciamo sfarzoso, si vede al polso si vede, però non è male. Non è male come, come orologio. Ma no, già e... avanti, ha ah, il cronografo a decimi di secondi, quindi è anche. Può essere anche utile, diciamo, questo qui è sì. un 100 metri. Dovrebbe essere un 100 metri. E, mh, lo metto ogni tanto, lo tengo sempre fuori, diciamo, in, in vista, tra virgolette, perché eh, lo... Questo qua, ce l'avevo anch'io, no? Eh, lo, lo, lo vedete qua così bello in questo, in questo momento qua. E vedete i tre contatori come sono accentrati rispetto al, dia rispetto al diametro cassa? Significa che il calibro è esattamente il movimento a quarzo a batteria è lì dove c'è questo cerchio interno cerchio interno bluff i tre contatori lì il calibro è grosso così tutto il resto è spessori spessori ovata messa lì per farla rifare la cassa 45 funziona così e io questo qua il problema di questo orologio qua era che quando te lo mettevi in tasca io tiravi fuori a mano dalla tasca la corona si agganciava senza che tu te ne accorgessi rimaneva estrata e bloccava il movimento quindi te, a un certo punto guardavi l'ora tutto bello figo che ore sono sti cavoli l'orologio era fermo ora è parlato un minuto dello swatch due minuti di questo citizen eco drive boh, anche basta eh. poi muovi tutto muovi, muovi questo muovi questo e non si capisce niente oh, ha bisogno della luce come sai quindi eh, lo tengo sempre in, in vista mh, pronto all'uso diciamo andiamo avanti il prossimo che ti faccio vedere è questo Zeno. Carino questo. Zeno Watch. Sì. Eh, un orologio che mi è stato regalato alla Cresima tanti anni fa, cinturino in pelle Però... originale che ho sostituito poco, po poco tempo fa, poiché quello originale, diciamo, di primo, di primo equipaggiamento l'ho distrutto col tempo. E Stai fermo. A batteria quindi gmt a batteria. datario ah, molto molto pesante come orologio molto 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 eh, anche questo qua molto importante e un 45 mm monta un ronda come movimento fondello avvitato 4 viti eh, anche questo qui dovrebbe essere questo qua è 5 atmosfere, quindi 50 metri, non è un diver, è un orologio molto spesso, però mh, indossato in certi momenti fa la sua bella figura, diciamo, fa la sua bella figura. E prossimamente vorrò prendere uno Zeno eh, automatico, vorrei provare a sì. vedere anche se il mio budget è molto limitato costano abbastanza ma non così tanto quindi mi piacerebbe provarlo provare sì, a sì. prenderne uno automatico io ho recensito eh. il prossimo che ti faccio vedere è questo braille questo braille questo braille qui è un new globe con cassa da 42 automatico semischeletrato movimento segul credo credo che sia un segul è abbastanza, è abbastanza preciso. Perde un, un minuto, no neanche 20 secondi al giorno per la fascia di prezzo che ha, mi posso ritenere soddisfatto. Questo aveva il cinturino di pelle che io ho cambiato con questo bracciale in maglia Milano. Poiché il cinturino anche esso si è, si è distrutto con gli anni. L'ho appena ritirato poiché è stato lucidato è stata sostituita la guarnizione oh. sotto cassa poiché entrava della, della condensa. Addirittura hai portato un braille mezza che a fare tutta la revisione, la lucidatura. Bravo, bravo, vuol dire questo è amore per, per l'orologeria, per gli orologi perché insomma, eh, spendere dei soldi, energie e tempo no, per un braille così vuol dire ci vuole impegno. Eh? cioè, ci vuole impegno. Mamma mia, è brutto, eh. Sa? Quindi è tornato è tornato, diciamo abbastanza in condizioni decenti. Meno male, fondello a vite, corona vite oh. 10 atmosfere. Oh. Carino, anche questo qua, abbastanza spesso Mamma ma mia. comodo da mettere, devo dire comodo, facciamolo anche scomodo siamo a posto. E per ultimo, vediamo, vi faccio tutto. vedere questo. Citizen, eh, oh. automatico, Simpatico. è un, è un NJ-0010-55L di qualche anno fa, miota, 43 mm di cassa. Questo orologio qui l'ho appena ritirato, poiché credo che sia l'orologio più sfigato della storia, perché a questo orologio qui non gli ho sostituito un movimento, va bene. Due movimenti, Azza. poiché questo qui, dopo una botta, ha iniziato a marciare a cavoli suoi, quindi andava avanti, a volte si fermava e questo qui semplicemente non è mai più ripartito. Questo qui l'ho fatto cambiare dopo 4-5 anni e questo dopo 4-5 anni. Cazzo, quindi teoricamente anni. questo dovrebbe durarmi 4-5 anni. Perché ho fatto questo? Perché mi piace, un modello. No, ma quello che mi stupisce è che sono 10 anni che hai questo orologio, più che altro, perché 4-5 anni un movimento, 4-5 anni l'altro, 10 anni di orologio. Eh, cioè. Bah. Nel senso, non è ora. Non è per denigrarti. Eh, però, insomma, questi qua sono è un tipo di orologio che magari uno tiene uno o due anni, poi dopo lo dà via, prende qualcos'altro. tenerlo 10 anni vuol dire. Cioè, ecco, te hai veramente radicato il senso del, del possesso e del, del voler accudire degli orologi, eh? perché a sto qua gli hai cambiato il calibro due volte, questo sta anche a significare che a un certo punto allora non conviene, non conviene cambiarli, non conviene ripararli questi, questi orologi qua, questi calibri qua. Il mio 8800, cos'è? Cioè, se ha preso un colpo e, e non, non teneva il tempo, andava per cavoli suoi, una regolatina qua, cioè... Praticamente l'orologio ti ha detto: No, facciamo costa meno cambiarlo. T'ha detto così. Però ne hai già cambiati due. Bravo. Che mi piace, ci tengo. È un, è un regalo. E comunque, ah adesso mi ritrovo un invece che un 8210, un 8315 con fermo macchina, cosa che questi movimenti qui non avevano. E av avanza anche questo qua di una trentina di secondi al giorno, anche meno, però va bene così, è nuovo sta facendo il suo rodaggio e questo qui è, ripeto, un 43 fondello a vite, bracciale originale mai lucidato infatti sarebbe anche ora di lucidarlo eh, lucidiamolo e mm, in questo momento è quello che sto mettendo di più e, e questo è tutto va bene, grazie mille ciao a te ciao, 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 ciao. niente, mi ripeto sei... ti sei possiamo definire colui che accudisce gli orologi Qualsiasi essi siano, cioè il braille il scheletrato lì, è lucidato, cambiate le guarnizioni, come nuovo. Ma il problema è che è proprio che quando è nuovo che è brutto, capito? Quindi è inutile lucidarlo. Beh. Va bene, dai, ti promuovo proprio per il tuo, il tuo spirito da croce rossina. Eh? Vuoi salvare tutti gli orologi? Tutti gli orologi, lui li vuole salvare. Prossimo video, sono Giorgio dalla provincia di Pistoia. Ciao. Eh, da tre mesi che ho iniziato a collezionare orologi con mio padre. Eh, mesi. Complimenti per il canale! Grazie. Iniziamo subito, vai! Questo vai. uno Swatch Irony 7 sì. ci sta, Poi, ci sta. Questo Timex Every Time, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. Questo è nato qui uguale. Si, sì. sì, la cassa è, 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 è di, è di, di latta però ce l'ho che era stato regalato al capo di mio padre il capo di mio padre ha regalato a mio padre e mio padre l'ha dato a me e te puoi darlo alla spazzatura e per un po' è rimasto lì nel cassetto ora ci ho messo questo nato qui e rimane qui senza esser messo cestinalo poi ho questo alvarez svegliarino alvarez ma lo svegliarino Beh, oh. è questo qui vai comprate vintage ho pagato 20 euro Può oh, anche Viste? buttare e eh vai 30 euro buttati via poi oh, ho questo casio il discorso è che anche io mi faccio cioè quando vado ai mercatini vedo tutti questi banchi no? ti viene l'acquolina in bocca che bello prendo questo qua guarda com'è bello vintage no. poi dopo ti metti in casa delle cose che ti danno dei problemi quasi sicuramente io perlomeno ho sempre avuto qualche problemino ma... anche se no o non, 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 non li usi li teni, se, se te lo metti un giorno un pomeriggio per guardare la televisione, guarda, dopo ti accorgi che cavolo, non va, non funziona. Allora scopri che c'è qualcosa che non va, ti sale, la, la delusione, la rabbia, la voglia di sistemarlo. Vai a spendere soldi per sistemarlo. Ne avevi bisogno di questi marchi marchetti scomparsi. Si, sì, ti puoi anche divertire, hai visto? Hai 30 euro lo svegliarino ti rimane in mano, chissà che crocchiamento ci hanno fatto e devi ricominciare da capo. Devi partire dal via di nuovo. <ride> Ora guardiamo questo caso. 3800 punti Alessia Lunga. Alessia Lunga, ecco fatto. Poi abbiamo questo rado che era stato oh. regalato da mia madre a mio padre, lui lo scelse però era un modello da donna comunque. Ma vabbè, bello. Sì, si, beh, si possono addossare ugualmente. Cioè un po' di... Sì, po eh. questo Tissot. Tissot. Rockwatch, che fu Salute. fatto dalla Tissot negli anni in cui c'era la crisi del quarzo, fecero questo modello qui. Mamma mia! Era di mia madre, negli anni 80, super giù, 90. Ganza Bellina. però, sast... Vabbè, la mamma. Poi abbiamo questo <ride> Orient a carica manuale. Dalle foto pensavo fosse da uomo, poi sono arrivato lì. Era così. Eh compra, compra. Ho preso la mia sorella. Compra, compra. Carino. A caso, a caso, comprare eh, a caso. Eh. <ride> Un po' di. Poi questo longin sempre di mia sorella. Ah al quarzo anche questo quartzo bracciale integrato bravo poi c'è questo caso qui non, non, questo è bello non conosco il modello non lo ricordo però è bellino Analogica mi piace che è digitale anadigi anadigi poi questo tissot every time t classic mi sembra oh, quartzo c'è il system 51 Serino. questo c'è il calibraccio eh poi eh, Citizen su che è un classico dei giorni nostri. Bello, Beh, questo sempre con il integrato. Molto carino, questo va per la maggiore. Poi abbiamo questo Universal Geneve, quello Mark 1 per le ferrovie dello Stato. Si, dici. Eh, col seriale dietro. Marchiato ah. FS. Sarà vero? Boh. Abbiamo una piccola collezione di, di Seiko, Seiko 5 del nonno, che lo utilizzava per tenere il tempo agli allenamenti di calcio, lo faceva l'allenatore. All e ci vuole cronografo lì. Eh. Eh. Carino eh, eh. Anni, fine anni 70, credo. Ci voleva il cronografo Seiko Helmet. Ecco questo qua ci voleva. Eh. Con il bracciale lisca di pesce, credo. Si questo chiami. è bello. Abbiamo 6, 5, denominato, ah. soprannominato baby pong che sono vinto, un'asta 90 euro. No. L'ho vinto An ancora una volta. Salta fuori il discorso. L'ho vinto. a Un'asta. No? Perché arrivi primo perché arrivi primo? No, non hai vinto. Ti sei aggiudicato l'asta, cioè hai pagato un prezzo maggiore di quello che tutti quegli altri erano disposti a pagare quindi fatti un po'. Di domande, capito? Non è che hai vinto, hai perso l'asta. 90 euro però no, no, con la corona non originale mm. non funziona la gara interna hai visto? cioè funziona eh, non c'era scritto nulla <ride> ma come si fa? poi questo Seiko tartola oh. 70-80 funziona tutto scuoti scuoti poi Seiko eh. bravo SK si 009 Benissimo, c'ho anche io eh, Japan Made, made in Japan. Quindi il J. Oma, oh, poi eh, Tagoyer kirium Mamma mia, che brutto cronografo. Esatto. Collata 28-94. Ah, mamma mamma mi mia. sembra, sì, eh, del, degli anni 90. Fine, fine anni 90 inizio 2000. Ci ho messo questo braccio cinturino qui. Che ho fatto tagliare perché ha le anse strane, c'è l'attaccatura strana qui il suo bracciale, era questo qui. Ma sembrava l'orologio dei Gormiti, vabbè. <ride> è brutto. Uguale. Poi, oh, l'uncin, oh, no, lo voglio io. È nonno questo nonno in oro. All'inizio, l'abbiamo trovato con un bracciale scheletrato tutto in oro. Abbiamo tolto. E ci abbiamo questo, messo questo cinturino cioè se era del nonno quello lì è, è tutto originale capito? si presume poi vabbè anche, anche gli orologi comprati dal nonno in quel periodo si, si rompeva la corona andava dall'orologiaio gliene metteva una di fornitura qualsiasi no è normale però essendo del nonno eh, c'è le, le probabilità che sia tutto originale dentro sono tante questo qua lo vorrei io poi tutto d'oro era proprio l'orologio dei ricchi della domenica quello lì eh così che fosse un pochino più portabile Damela a me, lo porto io, o la menton. Poi, l'engine con questa herifers, 40 ml. Io dissi a mio padre che quello da 35, ah. lui scelse questo qui perché ci vedeva meglio. Eh. Bravo, dai. Poi... Poi abbiamo una piccola collezione di omega, Uy. omega di forma... Uh, col 10 1012, mi sembra huh. Devil. Devil, il suo, la sua fibbia originale non c'è. Ah, ecco. Poi Poi Omega Seamaster Cosmic Cosmic con la cassa me. monoblocco. Questo dovrebbe avere il 613. Carica manuale. Quella, quello di prima era automatico. Con la sua fibbia, credo. Trovato così. Può essere. Poi, Omega Seamaster eh, col bracciale integrato. Pensate Seamaster. Questo dovrebbe avere il 1020, credo. Quel periodo lì Seamaster si se aveva di tutti i tipi, col bracciale integrato così normali, diver contro diver, cronografi col calibro 861-1861. Wow. Le famiglie dell'Omega erano come gli pareva. Il 1022, non ricordo precisamente. Molto bello questo qui. Eh sì, a riprova che li facevano tutti, no? Col bracciale integrato così, genti Poi, Omega Seamaster, uova. Wow, chicchi eh, di riso, un altro Seamaster. Con il, questo qua è bello. 552, mi sembra. Questo qua è bello, bello. Questo eh. non ha la rimessa rapida del, del datario. E eh, allora, da me. volevo andiamo. Omega Planet Ocean, top il uh, eh, calibro 2005, due, 2500, eh, sì. questo bond originale, poi c'è anche il bracciale che il è bello. in gomma, è originale. Poi, poi? Omega Seamaster 300, top uh, eh, Pierce Brosnan. Questo non ha la, la Yara originale perché c'è stata messa successivamente. Non si è comprato così, ma ah. c'è anche quella originale eh, blu Faded, qualcosa del genere, Ghost, però non lo ricordo come si chiama. Questa è originale, eh, di Scolorita originale blu, così ma Infine, io ci lasciamo quella scolorita. Boh, vabbè. Omega Speedmaster, le top 793, con gli indici altrizio, vabbè. con l'861 bellissimo e niente, e niente grazie dai. se pubblicherai questo video qui. e lo pubblichiamo dai. ti mando un saluto eh, complimenti ancora per il canale e grazie ciao, ciao 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 una collezione lunga articolata più che altro che si dipana in tutti gli ambiti del, dell'orologeria dai vintage ai no, moderni moderni non ne ho visti eh, non ne ho visti Va bene, il, il punto forte è sicuramente quello meghino lì speedmaster finale bello con gli il attrizio, bello anche lì. Io però preferisco quelli nuovi. No, a spendere soldi, io preferisco quelli nuovi, però, pur lì nel Seamaster 300, io avrei lasciato la ghiera quella scolorita. No, non inventarti tanti termini faded, ghost, bla bla è scolorita, è scolorita. È cazzo, è scolorita. Avrei lasciato quella lì che gli dà più sapore no di quello che è sta. Ora senti ci vai a mettere quella lì, ce l'hai messa, ma ci metti quella originale nuova, lucida, bella, come minchia ci sta sopra un orologio vissuto, una. Non ci sta, no? Non ci sta bene, secondo me eh. Poi contenti te, contenti te, contenti tutti. Il prossimo video, dai, Il prossimo video. Ciao Davide, sono Matteo Ciao. da Bologna. Matteo. Complimenti per il canale perché per il mio canale di successo c'è sempre ricerca, studio, passione, tempo, ricerca. Quindi complimenti davvero. Grazie. Ti faccio vedere la mia piccola collezione: parto Vai. dal eh, più vecchio al più giovane. Vai. Allora questo è un Tagheor Link Crono l'ho trovato NOS, quindi mi ha indossato, era in un casino. talmente brutto che diventa anche bello proprio l'emblema degli anni 90 io ho anche recensito uno dei, dei link solo tempo contemporaneo no? il bracciale è bello è una evoluzione di questo qua così veramente tipo alien no? barocco, cioè si fa fatica anche solo a guardarlo però è talmente rappresentativo di quel periodo lì che è bello Mm. Ecco cosa voglio dire Poi teniamo presente che Più ci allontaneremo dagli anni 90 Da quello stile lì E più lo apprezzeremo come Essenza del vintage di quel, di quel, di quel periodo eh. Più ci allontaniamo Come sempre Tutte le cose Più ti allontani e Più le cose lontane ti sembrano belle oh, Belli quegli anni nei quali facevamo Magari stavi malissimo no? Però da lontano Dopo 20 anni 30 ti sembrano Che abbiano un sapore diverso No no Si stava male Il di una vecchia gioielleria di Alghero e non me lo sono fatto scappare, un passaggio mi è sempre è molto è. piaciuto, come vedi mai indossato, non c'è un graffio. C'era un motivo. E molto molto bello, mi è subito piaciuto per il cinturino, era un po' che cercavo eh, questa, ah. questa tipologia di cinturino di tag e orologio tenuto molto bene, Beh. è un 200 metri, già vetro zaffiro, quindi un, 30, un 39 mm. Dai. E mi piace molto, l'ho trovato con scatola, garanzia contro scatola. Ma e... no. indossato? Consigli una revisione visto che del '98. Beh, io non sono nessuno, non sono un tecnico per consigliare la revisione. Ma chi anche un bambino fa un, cal un calcolo: 98, 2023, 25 anni. Eh, ma ci sarà bisogno di una revisione dopo 25 anni? Mo', boh, e minchia, si, sì, 25 anni, cioè. Si starà consumando dentro, staranno marcendo tutti gli ingranaggi a forza di mangiarsi uno con l'altro senza olio, ma ci si arriva da soli. Non serve il consiglio dell'espertone di turno. Il spennacchi che ho trovato, Girard per è un po' il concetto di calamai. Quindi ah. e, tutti i pezzi dell'orologio, chiaramente a parte la meccanica interna, quindi tutto l'esterno, viene da pezzi di Ferrari. Quindi il quadrante oh. è, in, è in alluminio, il, la cassa in alluminio scusa. Il quadrante come vedi è in carbonio. Cassa in alluminio, non se ne trovano tanti di orologi con cassa in alluminio eh. E non, non ho mai capito il perché a dire il vero, proprio non ho mai capito il perché. Perché uno dice l'alluminio è più tenero, tende a, a piegarsi. Ma l'alluminio anodizzato viene utilizzato anche per i pezzi delle moto, delle macchine, no? Ergal. E però non viene utilizzato quasi mai. Sarei così di capire il motivo, eh? sono ignorante, non lo so. Questo è in alluminio. Mi piace perché non ci sono particolari simboli di Ferrari, c'è solo scritto F1047 in rosso, con gli indici di secondi in rosso, e come vedi tutto in alluminio, anche la fibra in alluminio. Però. Il cinturino è in, in caucciù con inserti di, alluminio. Eh, di titanio. E L'unico dubbio è che chiaramente essendo in alluminio è molto molto delicato. Ah, eh, eh. Calibro di manifattura 22, cioè 2200, eh, indici luminescenti, insomma penso sia veramente nella sua semplicità mo, mo, molto molto bello ed è leggerissimo. Quindi come non sentirlo al polso. Sì, delicato però l'Erga... È un grande classico, eh, lo Speedmaster Reduced. Reduce. E... Del 2009 simpatico, sempre tenuto molto bene. Tempi preso un prezzo molto molto interessante. Adesso mi piacerebbe prendere il Moon, però veramente siamo arrivati a prezzi. Un po' proibitivi, secondo me. Insomma, però, questo fa sempre la sua figura, eh certo, Passando per una vetrina, è l'unico Seiko che ho in collezione, però passando per una vetrina, ah non so se si vede questi colori vicino, no? eh, oh. del quadrante, mi hanno, subito, mi hanno subito colpito, sono entrato e l'ho comprato. Seiko Pressage Cocktail. Bello questo qua. Edizione limitata, a parte quello che non mi interessa, però mi era subito piaciuto eh, i colori. Eh, Cambia in base a come metti l'orologio al sole, molto semplice, un grande classico. Insomma, mi è molto piaciuto. Promosso? Che ho, eh, sono molto contento. Promosso? Promosso? Visto che sono spesso in giacca e camicia, volevo un orologio eh, preso l'anno scorso. Un orologio, un dress watch, molto elegante, molto sottile da mettere sotto la camicia. Cos'è il 34? Un Max Bill automatic. Eh, vetro zaffiro, insomma, mi piace molto, penso che sia un orologio molto elegante si, sì, quello sì, Paus. sta bene sotto la giacca, sotto la camicia minimale, molto bello, molto bello, eh, sapevo io. E poi alla fine questo orologio ha una storia un po' particolare perché sono stato al casino ah. e nel ho vinto. Ah. E... Alla mattina ho ricordo di, di miei i soldi vinti spendili. E Sono andato ho comprato l'orologio. Ma non ci credo, eh, probabilmente il più desiderato. Top! Ero Chiero... Venite del Primero. Vabbè, ma questo, cioè la, la storia, uno, uno pensa alla storia, l'aneddoto all risale a 20-30 anni fa. No, no, tu sei andato al casino ora, ieri, perché questo qua è un modello nuovo, bellissimo. Complimenti. Sono stato indeciso in negozio fino all'ultimo, se questo chiaramente è quello con i contatori colorati. Poi sinceramente ho visto questo e sono rimasto veramente colpito. Penso che sia un orologio in questa, in questa versione senza tempo. E quindi alla fine ho preso questo un tipo reverse panda, eh, però penso veramente che sia un orologio fantastico. Sì, è un reverse panda, ma noi siamo abituati a pensare ai reverse panda in un certo tipo perché? perché in questo i tre contatori si vanno a sovrapporre e l'effetto panda, gli occhi, è, è minore. no è, è... È più originale, diciamo, no? siamo sempre abituati a vedere i, i, o i due contatori belli separati o i tre contatori belli separati che a contrasto panda o reverse panda fanno un certo effetto. Qua è diverso, lo, lo, lo riconosci subito che, lo, eh, che è il primero che è lo Zenti, che è il cronomaster. Non tra, tra i crono non ho avuto dubbi, e sono andato dritto su questo. Poi è tutto regalato, casino ancora, ancora più bello. Bravo, avrei due domande da farti. A me? Vorrei un GMT, stavo pensando al nuovo Breitling Chronomat Automatic Ce io Quadrante blu e... Hai qualche alternativa? Però mi piace molto il bracciale Insomma, Penso che sia un'ottima idea E un Pilot Pensavo l'IWC Mark C'è qualche alternativa? Non è che io volentieri Grazie mille Ciao 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 E alternativa all'IWC non ce l'ho Perché se vuoi un Pilot... VC è proprio. Eh, iconica. Diciamo iconica eh, per, gli, per i pilot. Altri se no, si, si può andare un po' più il pilot, anche, anche Longin Spirit è un pilot volendo metterla un po' alla grande. No, però i VC, cioè Quello non sbaglio. Il Baletrin Carromat GMT a me mi, mi sfondi una porta aperta. Cioè, ce l'ho ce l'ho io. Ce l'ho quello ho scelto proprio perché proprio perché mi piace l'orologio. non perché è un GMT. Che non me ne frega niente il gmt perché è bello l'orologio in sé sì. se avessero fatto il 40 mm solo tempo avrei preso il 40 mm solo tempo gmt mm. però siccome c'è il gmt ho preso il gmt eh mi piace quello mi piace se no altri gmt eh, su quelle fasce di prezzo c'è anche il tudor gmt se ti può piacere eh. a me non è che piace tantissimo che fa impazzire eh, ci sono anche dei tagoyer Aquares il gmt che sono carini però lì si va un po' più sul diver cioè Stiloso come il cronomat, con il Brighting cronomat non ce n'è tanti, è eh? stiloso, stiloso. Eh, io ti... Hai fatto le due scelte, te le sei scelte da solo. Chiaramente mi ha chiesto un suggerimento a me retorico, nel senso che non avevi bisogno della risposta. Io la risposta te l'ho data retorica, cioè non te l'ho data, e così vai avanti con la tua testa. <ride> boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero vi sia piaciuto il video, i video, il presentatore, l'orologio del giorno, il contesto e anche il tempo che c'è fuori. Vi ricordo quindi gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!